Intanto voglio ringraziare tutti voi per essere venuti qui stasera a parlare insieme a me delle prossime elezioni regionali e anche di Vox, soprattutto di Vox, per cui io sono candidata. E sarà un incontro interattivo il nostro, quindi io adesso vi presenterò quelle che sono alcuni punti importanti del nostro programma e sono pronta naturalmente a rispondere alle vostre domande. Intanto vorrei partire dal discorso delle nostre di quelli che sono gli slogan che Vox ha scelto per questa campagna elettorale. E il primo slogan è "Noi Marche, loro Marchette". Che cosa significa questo slogan? Gli slogan servono per essere ricordati. Noi Marche e loro Marchette è una dichiarazione d'amore nei confronti delle Marche, secondo me, nel senso che noi vogliamo con queste elezioni regionali presentare un programma che rivaluti fortemente le Marche e che aiuti a vedere la situazione delle Marche, che è una situazione molto grave dal punto di vista sia sociale che economico in questo momento, a vedere la situazione cambiando il punto di vista. Quindi adesso vedremo stasera come cambiare il punto di vista per tanti argomenti che riguardano appunto le Marche. Loro Marchette significa che finora le Marche sono state guidate, soprattutto negli ultimi decenni, in maniera inadeguata. In maniera inadeguata significa che questa classe dirigente ha portato a risultati assolutamente, io le definirei disastrosi. Prendiamo alcuni esempi. C'è stato il terremoto nel 2016. Io stessa ho uno studio nella zona di San Severino Marche e sono testimone del fatto che è veramente una desolazione, cioè sembrano parole retoriche ma non è così. I paesi sono stati abbandonati e sono ancora pieni di macerie a distanza di 4 anni. Le persone che cosa fanno? Cercano di arrangiarsi, cercano di riparare da soli le case. Molti si sono trasferiti nella costa, ma qual è il risultato di questo fatto che le persone si trasferiscono nella costa? Che l'entroterra viene abbandonato. Quindi noi stiamo assistendo a un lento spopolamento che significa anche abbandono dei terreni, quindi praticamente anche tutto quello che è il controllo dell'agricoltura è completamente lasciato a se stesso. Il controllo che il contadino da sempre ha sul suo terreno, quindi anche dal punto di vista della difesa del terreno, della pulizia, della difesa del territorio, e questo naturalmente ha portato a uno sradicamento totale, quindi questo è un punto. Prendiamo il punto dei trasporti ad esempio. Noi siamo una regione isolata, ve ne rendete conto? Se proviamo ad andare a Roma ci vogliono 4 ore su una ferrovia a un solo binario. È disastroso, non c'è, una volta c'era l'aereo a Falconara a Roma, non c'è più neanche l'aereo a Falconara a Roma, quindi l'aeroporto di Falconara praticamente apre e chiude, è in una situazione fallimentare. I treni, l'alta velocità non arriva più in molti orari neanche ad Ancona, voi lo sapete, si ferma a Falconara e poi a Falconara bisogna prendere il treno per Ancona. Si sono ridotte le corse giornaliere, quindi noi siamo una regione isolata, stiamo diventando praticamente un nulla, mentre siamo una regione che ha delle potenzialità enormi. Quindi il programma di Vox cerca di guardare la realtà da un altro punto di vista, quindi non con i soliti cliché e con le solite retoriche, no? Faremo, andremo, i fondi di qua, le cose di là. Ma cerchiamo di vedere come possiamo effettivamente risollevare questa regione in una maniera diversa da quella che è stata proposta finora. Questo è il primo capitolo e adesso io poi andrò a vedere più da vicino quelle che sono anche le proposte di Vox, in particolare per quello che è il mio programma. Io sono una biologa nutrizionista e il programma è il programma della salute e della sanità,
un programma assolutamente alternativo che coinvolge anche l'agricoltura. Ma prima ancora di questo vorrei andare al secondo slogan di Vox, che è no regime Covid. Allora, questo è un altro slogan importante che riassume in breve quello che è un'analisi profonda della situazione attuale. Che cosa significa no regime Covid? Significa che non che noi neghiamo il fatto che ci sia stato il virus, che il virus sia ancora in circolo, che il virus va affrontato con le dovute precauzioni, non siamo negazionisti, ma noi siamo profondamente contrari alla maniera con cui questa pandemia, chiamiamola pandemia, è stata trattata. È stata trattata come? È stata trattata a colpi di DPCM e quindi in maniera tale che praticamente le nostre libertà personali sancite dalla Costituzione sono state fortemente limitate. Ora, c'è uno slogan che io, un detto che io amo molto: la vita, nella vita è meglio imparare a ballare sotto la pioggia piuttosto che aspettare che piova. Quindi che cosa significa questo trasportato nella situazione della pandemia o dell'epidemia, come vogliamo dire? Significa che noi avremmo dovuto affrontare in maniera diversa questo pericolo del Covid, isolando, come del resto sta venendo fuori adesso anche con la rivelazione di quelle che sono state poi le realtà in quel periodo dell'inizio dell'anno, isolando quelli che erano i focolai pandemici, quindi agendo su una sanità del territorio che era quella che serviva in quel momento e aiutando il paese a non affossarsi, invece è stato aiutato ad affossarsi. Praticamente le nostre libertà individuali sono state cancellate, quelle che la Costituzione garantisce. Noi non potevamo andare neanche per strada a fare una passeggiata, neanche a distanza e con la mascherina, che subito ci trovavamo circondati da un nuvolo di poliziotti. Sarà successo, a me è successo, sarà successo anche a voi. Mentre nello stesso periodo capi mafia venivano messi in libertà. Quindi, diciamo che su che cosa, perché io vi sto parlando di questo? Perché noi dobbiamo essere estremamente vigili. Quando succedono dei disastri, ci sono dei pericoli sociali, ci possono essere le tentazioni di utilizzare questi pericoli sociali per sopprimere le libertà individuali. Questo è un pericolo che tutti i governi possono avere la tentazione di fare. E io penso che il nostro governo abbia in qualche modo avuto la tentazione di andare oltre quelle che erano le prerogative costituzionali. Noi che cosa abbiamo fatto, diciamo, in quel periodo? Abbiamo delegato completamente in nome di un pericolo di cui non avevamo neanche la chiarezza, perché di questo si tratta, dichiarazioni contraddittorie, numeri dati a caso. Allora noi abbiamo imparato, non dico alle elementari ma forse alle scuole medie, che i numeri in valore assoluto non hanno nessun significato. Se io dico 100 morti, possono essere tantissimi o possono essere pochi, no? Adesso, a tutt'oggi, ma anche durante quei famosi comunicati che facevano alle 18 e che io mi sono rifiutata di ascoltare dopo qualche giorno, davano numeri di morti in valore assoluto. Allora, dire ad esempio che sono morti appunto un certo numero di persone senza dare un contesto numerico, un contesto proporzionale, ad esempio adesso si dice sta riprendendo il Covid, 1400 positivi, oggi ci sono stati 1400 positivi, ma quanti tamponi sono stati fatti? Una cosa sono 1400 positivi se sono stati fatti 1000 tamponi o 2000 tamponi, una cosa sono 1400 positivi se i tamponi fatti sono 10.000 o 100.000. Quindi quello che conta è il rapporto proporzionale, d'accordo? Ma forse questi numeri non vengono dati perché risulterebbero troppo bassi e quindi non sarebbero congeniali al discorso di fare paura. Un
un gerarca nazista, Göring, di cui voi avete sicuramente sentito parlare, durante il processo che gli fu fatto dopo la Seconda Guerra Mondiale, fu richiesto come mai, come avessero fatto i nazisti a convincere il popolo tedesco della bontà del nazismo, come convincere appunto il popolo a diventare nazista. E Göring disse queste parole testuali: non è così difficile, qualsiasi governo può farlo, anche una democrazia. L'importante è inculcare la paura. Nel momento in cui inculchi la paura nelle persone, puoi fare di quelle persone quello che vuoi. Quindi io vi sto dicendo questo perché noi dobbiamo stare estremamente attenti. La fase 2 è cominciata adesso in una situazione in cui non si vedono molte differenze con la fase 1. Ci dicono che dobbiamo portare la mascherina, continua ad essere la prima notizia dei telegiornali e dei notiziari, quello del Covid, quando invece noi dovremmo entrare in una situazione di normalità adesso, perché il paese per riprendersi ha bisogno di normalità. Quindi di precauzioni, di prudenza, ma di normalità, quindi di imparare a ballare sotto la pioggia senza aspettare che spiova. Questo è quello che ci serve, perché questa situazione di allarme impedisce alle persone di prendere decisioni, di fare progetti a breve e a lunga scadenza, e questo prima o poi si ripercuoterà in maniera disastrosa sulla nostra economia e sul nostro assetto sociale. Anche dal punto di vista psicologico le persone ne stanno risentendo molto. Quindi quello che noi abbiamo fatto, demandare quindi quelli che sono i nostri diritti costituzionali, la nostra libertà, lasciare che i nostri morti morissero da soli e fossero cremati senza che le famiglie intervenissero negli ultimi momenti, ma questa è una cosa che neanche durante le guerre è stata concessa. Essere influenzati in maniera così atroce da quelle immagini delle camionette della polizia e dell'esercito che portavano le bare, no? Queste immagini la notte sotto la pioggia, le immagini delle bare, ma senza anche lì un contesto di che cosa si trattava veramente. Quindi ci devono essere dette delle verità che non ci sono state dette. È tutto ancora molto misterioso. E quindi non è un processo alle intenzioni quello di cui io vi sto parlando adesso, ma è un segnale di attenzione, di allarme. Noi possiamo essere soggetti a restrizioni pesanti della nostra libertà, che tendono a renderci sempre più deboli e a rendere il sistema immunitario nostro personale e quello sociale talmente debole che a un certo momento siamo disposti a dire sì a qualsiasi cosa. Attenzione, perché è una situazione alla quale dobbiamo prestare molta attenzione. Siamo vigili. Siamo vigili. Detto questo, voglio ritornare un po' a quello che è il programma di Vox. In particolare, come prima cosa, e cosa diciamo principale anche di questa mia di questo mio incontro con voi, è il programma della nuova salute, che è il mio programma, che Vox ha accettato assolutamente, pienamente. Che cos'è il programma sulla salute? Allora, non si parla tanto di sanità, si parla sempre di sanità e di ospedali, no? Quando ci sono i programmi elettorali. A noi non interessa parlare prima di sanità, perché noi vogliamo parlare prima di salute. La salute che deve essere mantenuta, perché mantenendo la salute anche il ricorso ai farmaci, alla sanità, che significa quindi il processo che si avvia quando viene meno la salute, diventa meno importante, meno caro per la collettività. E come deve essere, come è vista questo percorso di salute? È visto principalmente basandosi su alcuni cardini. Un cardine molto importante è quello della prevenzione con gli alimenti.
Quindi noi siamo una regione che dal punto di vista alimentare diciamo, è molto disordinata. Abbiamo delle eccellenze dal punto di vista della produzione agricola, ma abbiamo anche un disordine alimentare che porta poi a tantissime patologie, patologie cardiovascolari, tumori, eccetera. Quindi è noto che la cura dell'alimentazione, quindi la prevenzione con l'alimentazione, può aiutarci a rimanere sani, e questo è il primo punto che noi vogliamo porre in evidenza. Nel mio programma, nel programma di Vox, quindi si dà grande importanza alla prevenzione dal punto di vista dell'alimentazione, con la costituzione sul territorio di sportelli ambulatoriali di dietetica preventiva, oppure chiamiamoli sportelli della salute, case della salute, dove i cittadini, sempre nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, possono andare a prendere consigli e informazioni sugli alimenti. C'è una giungla per quanto riguarda gli alimenti. La gente è disorientata, si trova di tutto e non si sa bene che cosa mangiare. Quindi voglio avere una guida, vado, il Servizio Sanitario Nazionale mi aiuta in questo. Io ho gestito per molti anni nell'ambito della ASL uno sportello ambulatoriale di dietetica preventiva con grande successo. C'era un piccolo ticket e le persone venivano numerosissime. Poi naturalmente è stato abolito, come tutte le cose che vanno bene, come tutte le cose buone. Quindi ripristiniamo questa abitudine, e da questa nuova alimentazione che pian piano si costruirà nascerà anche una richiesta nuova di alimenti. Quindi anche qui guardiamo in maniera completamente diversa la prospettiva rispetto ad ora. Adesso che cosa succede? L'agricoltura produce quello che viene sovvenzionato, quindi ho dei fondi dalla regione o dalla comunità europea per coltivare questo prodotto, semino questo prodotto, lo coltivo, magari depaupero i terreni perché tutti gli anni, un anno dietro l'altro, sempre lo stesso seme per poter avere dei soldi, e poi questo prodotto sostanzialmente è un'isola in un mare sconosciuto, in un mare in tempesta. Invece noi che cosa vogliamo fare? Provocare una nuova richiesta di sanità che si basi su un certo tipo di alimenti, soprattutto di origine vegetale, quindi nuovi semi, nuovi cereali, nuovi legumi, alimenti vegetali, la dieta mediterranea, per chi vuole le diete a base vegetale, la dieta vegetariana, la dieta vegana, ognuno può scegliere, c'è libertà di scelta, l'importante è che sia incanalato in un percorso di salute e che questo percorso di salute crei una nuova richiesta di alimenti che sia poi soddisfatta da una nuova agricoltura. Quindi collegare molto direttamente quella che è la salute con la produzione la produzione primaria del campo. Quindi questo naturalmente può portare anche a rivalutare certe piccole realtà, ad esempio gli orti popolari, no? Ai margini della città o nei terreni incolti intorno alle città o ai paesi, dare degli orti da coltivare in maniera tale che ci sia anche una produzione autonoma che aiuti anche dal punto di vista economico. Questo può aiutare a rivalutare anche le piccole frazioni. Prendiamo ad esempio, abbiamo parlato di queste frazioni nell'entroterra marchigiano che sono abbandonate quando ci sono delle case che stanno andando in rovina, quando ci sono dei terreni intorno che potrebbero essere coltivati. Ecco, aiutare le persone a creare anche una propria autosufficienza in questi nuovi centri in maniera tale da ripopolare o ad aiutare le persone che già vivono lì in condizioni disagiate a causa della trascuratezza della politica, aiutare queste persone a riprendere un cammino anche con una produzione autonoma dei campi. Quindi, diciamo, dare nuova linfa alla salute e all'agricoltura. Questo è un programma molto importante nel quale noi crediamo moltissimo. Un altro programma che si riallaccia sempre al discorso della salute è quella della salute con la medicina integrata. Che cos'è la medicina integrata? Noi siamo abituati adesso ad una predominanza che è quella della medicina meccanicistica,
di stampo post-cartesiano, ne potremmo parlare anche da un punto di vista storico, sostanzialmente alle radici del XVII secolo, questo tipo di impostazione, prima avevamo una impostazione olistica, cioè la persona veniva guardata nel suo insieme, corpo, mente, le sue necessità erano molto sviluppate, l'uso delle erbe, la fitoterapia, l'erboristeria, c'erano tutte a livello di scienza. Poi c'è stato questo cambio di paradigma che è arrivato fino a noi e ha preso sempre più forza. Quindi la medicina meccanicistica vede l'uomo, la persona, come fatto di tanti pezzetti, di tanti organi che vanno curati ognuno separatamente dal contesto. Noi dobbiamo ritornare, in versione naturalmente moderna, a quella che è una medicina integrata, quindi accanto alla medicina meccanicistica, accanto ai farmaci che conosciamo, agli approcci dei medici che già conosciamo, avere anche altre discipline, quindi discipline che abbiano una visione olistica della persona, quindi che si prendano cura della persona e non della malattia. Adesso ci si cura della malattia. Che cos'hai? Ho questa patologia, allora si cura così. No, non è detto che si curi così, perché io sono diverso da te e tu sei diverso dalla persona che ti siede accanto. Quindi bisogna vedere la persona, perché possono esserci alle radici della malattia tante motivazioni, soprattutto molto spesso anche di tipo mentale, psicologico, comportamentale, il disagio, la fragilità che nessuno prende in considerazione. Quindi rendere possibile quindi anche sul territorio questi centri di medicina integrata in cui ci siano diverse specialità e che rendano possibile quindi la interazione dei diversi specialisti, no? In maniera tale che la persona sia curata in maniera completa, in maniera olistica. Naturalmente anche questo a spese del servizio sanitario regionale, perché la regione ha autonomia su queste cose. E anche per quanto riguarda la medicina di base, che è stata drammaticamente trascurata, allora se noi avessimo avuto una medicina territoriale degna di questo nome, invece è stata praticamente distrutta negli ultimi vent'anni, la medicina di base, il Covid non avrebbe avuto l'incidenza che ha avuto e non avrebbe avuto le conseguenze sociali ed economiche che ha avuto, perché sarebbe stato un virus che si sapeva come trattare. Noi ci siamo trovati completamente sguarniti, per questo è stato instaurato questo regime di terrore, no? Per il fatto che non si sapeva come trattare, perché erano state sguarnite tutte le postazioni che potevano aiutare nell'affrontare questo problema. Quindi ripristiniamo la medicina territoriale, diamo importanza al medico di base anche in un contesto olistico di medicina integrata. Che cosa significa questo? Che se io voglio essere curata con l'omeopatia, posso scegliere, come succede in altri paesi europei, di scegliere un medico omeopata come medico di base. Non devo essere costretta a prendere un medico che invece non ama questo tipo di medicina e che quindi giustamente ha il suo approccio, che è giustissimo, che è, nessuno glielo vuole togliere, ma bisogna dare la libertà di scelta anche a chi vuole altri tipi di medicina. Quindi noi siamo drammaticamente indietro, siamo una regione rimasta al palo, ve lo dico sinceramente, perché se noi guardiamo la nostra regione anche in un contesto non solo italiano ma anche, diciamo, internazionale, ecco che vediamo quanto siamo rimasti indietro e quanto dobbiamo darci da fare da tanti punti di vista se non vogliamo precipitare nel nulla, perché siamo in un grosso rischio. Questa è la mia convinzione, la convinzione di Vox. Quindi qual è l'idea? L'idea è di fare delle Marche, che ne hanno tutta la potenzialità, il laboratorio di quello che dovrebbe essere un equilibrio a livello mondiale. Noi sappiamo che se entro il 2030, che è qui, sta arrivando, ma entro il 2050 soprattutto, se noi non correremo ai ripari, dal punto di vista ambientale, della sostenibilità, delle nostre scelte personali e sociali,
noi andremo sempre più incontro a fenomeni anche atmosferici disastrosi, quindi che non sappiamo neanche prevedere, non solo atmosferici ma anche dal punto di vista sanitario. Quindi noi dobbiamo metterci in testa che è arrivato adesso il momento di cambiare. È arrivato il momento di cambiare facendo delle scelte personali e sociali che siano in linea con un cambiamento che consenta anche di portare delle politiche alimentari, sanitarie, eccetera, sostenibili per la terra. Quindi non solamente le Marche hanno tutte le potenzialità di essere un giardino fiorito, quindi di essere un laboratorio di sostenibilità, di buona alimentazione, di buona salute, di sanità integrata e sostenibile e nuova, moderna, perché il marchigiano è un cittadino intelligente, è un cittadino grande lavoratore, diciamo che le doti dei marchigiani sono enormi, enormi. Quindi abbiamo tutte queste possibilità di cambiare. Bisogna cercare di crederci e di essere conseguenti nelle scelte. E la prima scelta sarà quella elettorale adesso, la scelta che faremo nel 20 e il 21 di settembre. Quindi non vi dico che è una cosa facile, ma bisogna crederci e ci riusciremo. Io, per quanto mi riguarda, darò veramente il mio massimo sostegno a questo progetto, sia adesso per le elezioni, sto dando veramente il massimo per portare questo messaggio, ma anche dopo le elezioni, perché voglio che sia un messaggio condiviso. Nessuno di noi oggi può fare niente se non lo fa insieme agli altri. È passato il periodo delle persone che correvano avanti, facevano la staffetta dicendo risolverò io tutto quanto. Dobbiamo risolvere tutto insieme e quindi vi chiedo sostegno per questo progetto. E sono pronta per le vostre domande. Rossella, poi visto che si vota anche per un referendum per l'abolizione del numero dei parlamentari, non so se puoi dire due parole anche sul referendum. Grazie. È la posizione di Vox ed è anche la posizione mia di votare no per il referendum. Votare no per il referendum perché, alle solite, questo referendum va contro la Costituzione, non è accompagnato da una riforma delle Camere ed è uno di quegli espedienti, facciamo questo, tagliamo qua, facciamo là, la casta, ma non è così che si risolvono le cose. Il risparmio che ce ne viene è un risparmio di 0,97 centesimi l'anno a persona per ogni cittadino italiano. Non è certamente questo che... Sì. Un articolo di 3 giorni fa di Romano Prodi sul Messaggero, rispetto al PIL italiano che è 1.800 miliardi di euro, dice che il risparmio annuale è dello 0,07%. Ecco, ed è si intacca ancora una volta alla nostra Costituzione, perché non essendoci una riforma complessiva delle Camere che giustifichi poi a livello centrale e a livello territoriale questa deportazione, questo taglio dei parlamentari, ecco che noi ci troveremmo in una situazione ancora una volta di grande confusione. Taglio dei parlamentari, alcune regioni, soprattutto le regioni piccole, grazie a questo taglio rimarrebbero prive di rappresentanza, di rappresentanza al Senato. Poi questo praticamente, diciamo che questo è il frutto di un compromesso politico. Ci avevano detto che il taglio dei parlamentari sarebbe stato accompagnato da una riforma delle Camere, quindi sarebbe stato visto nell'ambito di una riforma generale esaustiva delle Camere. Non è successo. Quindi se non vogliamo ancora una volta mettere in pericolo la nostra Costituzione, che noi dobbiamo difendere, perché ricordatevi che la nostra Costituzione è in pericolo e noi siamo protetti dalla Costituzione. Quindi sembra anacronistico, no? Che noi adesso di Vox diciamo che siamo i paladini della Costituzione, perché
sembra che sia una cosa fuori dai tempi, invece vi assicuro che è proprio così, è proprio un pericolo che noi stiamo correndo. Molto spesso a livello sociale, a livello nazionale, a livello regionale, si corrono dei pericoli senza rendercene conto, e poi quando ci troviamo nel baratro è troppo tardi. E c'è un proverbio che a me piace molto, che dice questo, che riguarda anche la salute, ma può riguardare anche altri temi sociali. Per quanto riguarda la salute, dice questo: se cominci ad occuparti della tua salute quando sei già malato, è come se cominci a scavare un pozzo quando hai già sete, è troppo tardi. Quindi la prevenzione, siamo previdenti, guardiamo da lontano, siamo critici. L'essere critici non significa diffidenza, anche durante questo periodo del Covid. Essere critici significa chiedersi: ma come stanno effettivamente le cose? Molto spesso noi non riusciamo ad andare in fondo perché ci mancano le informazioni, e vi assicuro che l'informazione è una delle carenze più importanti della nostra società. Forse voi ne siete consapevoli come me. Si accende la televisione, il telegiornale, la prima cosa, numeri, atti a terrorizzare. Ci sono le persone che si lasciano terrorizzare, ma è facile essere terrorizzati da questa situazione. Quindi non abdichiamo a quelli che sono i nostri diritti di sorveglianza, di chiarezza, di richiesta di spiegazioni. Siamo sempre molto critici, perché da questo poi dipende anche l'equilibrio della nostra società. Quindi la politica di Vox è una politica che riporta la centralità e l'attenzione sulla centralità di tante cose, della politica, della Costituzione e anche del cittadino, della nazione, della regione. Perché cos'è centralità? Come in un organismo umano, no? È importante essere in equilibrio. Voi siete d'accordo con me, penso. Quanto è importante essere in equilibrio? Se io sono in equilibrio, mi rapporto bene anche con gli altri, no? Quindi diciamo che c'è una situazione di fluidità e so quello che voglio, so quello che posso avere, so quello che devo dare. Ecco, anche a livello nazionale, a livello regionale, è importante che noi riacquistiamo una centralità. La centralità significa quindi a livello sociale essere consapevoli di noi stessi come comunità e fare in modo che questa consapevolezza poi ci serva nei rapporti con gli altri, che possono essere rapporti umani, rapporti sociali, rapporti politici, no? Quindi perché l'Italia anche a livello europeo si trova sempre così male? Perché noi siamo un paese che ha perso un suo equilibrio personale, un suo equilibrio come nazione. Quindi dobbiamo riacquistare questo equilibrio come nazione per poter essere poi dei partners e delle controparti anche in tutto quello che riguarda i rapporti internazionali. Posso fare una riflessione? Sì, certo. Allora, io ho sempre pensato che bisogna, diciamo, basarsi su quelle che sono i dati della ricchezza nostra. Allora, se prendiamo le Marche, no? Una cosa importante è sapere qual è la ricchezza del nostro territorio, cioè della nostra regione. Quindi parliamo di paesaggi naturalistici, parliamo di ricchezza culturale e quindi di monumenti, di musei, parliamo di una ricchezza, tra virgolette, naturale e di una ricchezza, per esempio, dell'alimentazione, della diversità dell'alimentazione. Sappiamo che le Marche, io dico sempre, l'unica regione al plurale, no? Che non è un caso, perché se noi andiamo, ci spostiamo da Osimo, per esempio, a 20 km di distanza, 30 km a Filottrano, no? Oppure a Camerano, oppure da un'altra parte, già ci sono delle differenze nell'alimentazione, quindi è una ricchezza dove è particolarmente, diciamo, come dire, importante la diversità, no?
la varietà, no? Quindi noi abbiamo il mare, la collina, la montagna, no? Abbiamo tantissime ricchezze a livello proprio culturale, monumentale, paesi medievali, abbiamo dei musei importanti come quello di Urbino, ma anche come quello di Ancona. Tanti piccoli teatri. Allora, questa ricchezza, secondo il mio modesto avviso, no? Visto che svolgo pure questo compito di assessore alla cultura e al turismo, no? In un comune qui piccolo, ma tanto le problematiche sono sempre quelle, no? Deve essere, come dire, prima schedata, no? Cioè prima ci vogliono i dati. Adesso io ho la laurea in fisica, quindi ho un po' la mentalità scientifica, no? Il dato è fondamentale. Allora noi prima dobbiamo schedare quelle che sono le nostre ricchezze, chiaro che ricchezze naturalistiche, quelle ambientali, quelle culturali, quelle alimentari. Nel momento in cui abbiamo questa consapevolezza, cioè dei dati, no? Allora possiamo meglio operare, no? Tenendo in considerazione di quelle che sono effettivamente le nostre ricchezze, in modo tale che possiamo valorizzarle, questa è la parola chiave, no? Allora, questo, creare anche dei circuiti virtuosi a livello questo regionale. Questo è un grande capitolo che io spero possa far parte in futuro, parte diciamo questo aspetto. Allora, dal punto di vista culturale, giustamente Fabrizio ha presentato questo aspetto. Dal punto di vista culturale, musei, biblioteche, cioè prendere adesso appunto siamo una regione al plurale, per cui c'è una parcellizzazione, c'è anche una dispersione, no? Di tutte queste ricchezze. Quindi una politica culturale degna di questo nome dovrebbe centralizzare la conoscenza e la appunto far conoscere anche, no? Tutte queste, fare anche dei database in maniera tale da rendere possibile anche la conoscenza sul territorio di quelle che sono queste ricchezze e trovare anche nuovi mezzi di comunicazione per farle conoscere. Cioè non necessariamente oggi si deve andare per forza in un museo, che è sempre una cosa molto piacevole, no? Per vedere dei quadri. Ecco, possono essere anche. No, ma io faccio un esempio, no? Che insomma, visto che adesso ho questo compito ad Offagna, Offagna dista 8 km da Osimo, va bene? Sai quante persone ci sono di Osimo qui adesso, di Osimani non ce ne sono tante. Non hanno visto mai la rocca di Offagna? Ma io penso che il 90% degli osimani non è mai andato a vedere la rocca del Fagno, ma mica perché c'ha niente di particolare, no, c'ha qualcosa di particolare, è una delle rocche medievali militari meglio conservate d'Italia. Cioè, adesso ho fatto questo esempio per far capire che quelle, come gli anconetani, scommetto che non hanno visto mai la cripta del Duomo di Osimo, no? Oppure non hanno visto mai altre cose che sono presenti ad Osimo, che a dire la verità manco gli osimani conoscono, no? Tante cose. No, ma anche Fabrizio, no? Per chi è che acquista, cioè tipo io vengo dall'esperienza dei gas, i gruppi d'acquisto solidali, la ricerca dei produttori nel territorio, no? Se ogni comune riuscisse a fare un database, una mappatura di tutte queste realtà produttive etiche, anche dando un bollino in più, una certificazione in più, un qualcosa in più, le persone piano piano si educheremmo le persone ad acquistare nel territorio. Certo, certo. Invece nel momento in cui ad esempio senti la necessità di entrare in un gas, dici ma dove sarà il gas più vicino? Questo è successo a me in Ancona, no? Per cui poi magari altre persone mi parlano di quel gas, quell'altro gas, però sostanzialmente non c'è, ecco, questo è un altro discorso molto importante, cioè non c'è la conoscenza
e la possibilità di scelta quindi anche, no? Di queste realtà, per cui rimangono realtà nascoste e quindi molto deboli, perché basta una folata di vento per spazzarle via. Io ho avuto diverse esperienze di fornitori, io ho lo studio di nutrizionista in Ancona in un ambito particolare, all'interno di una erboristeria del benessere e libreria del benessere, dove per un certo periodo abbiamo tenuto anche alimenti biologici, no? E quindi ci siamo forniti naturalmente dai fornitori qui della zona, ma vi assicuro che è un'esperienza limitata la mia, non voglio dargli un valore universale, ma comunque questi fornitori della zona duravano in media 2 anni e poi spazzati via dalle circostanze, dalle difficoltà economiche, eccetera. Quindi diciamo che ci vuole il sostegno anche, no? Per creare una nuova realtà. Soprattutto il sostegno organizzativo. Organizzativo. Poi c'è un altro argomento che mi sta a cuore, già te lo dico. Dilla. No, è il discorso del piano energetico. Allora, noi abbiamo una grande potenzialità, non solo nelle Marche ma in tutta Italia, che se mettessimo mano, no, a un piano energetico che sempre deve essere, diciamo, supportato da tutta una serie di dati, no? Faccio degli esempi. Quali sono le risorse energetiche che troviamo nella regione Marche? L'acqua dei torrenti, il vento, il sole, cioè, per esempio, lo stesso discorso, fare una mappatura, no? E qui entriamo nel discorso delle energie rinnovabili, no? Ed entriamo nel discorso anche del risparmio energetico, perché un piano energetico dovrebbe avere come primo obiettivo quello del risparmio energetico. Certo. Allora, andiamo a vedere con una serie di dati dove è possibile risparmiare energia, nelle case, nelle industrie, nelle automobili, nei trasporti. Allora, il piano energetico comprende tante cose, ma se ci facciamo un attimo mente locale, no, se per esempio noi valorizziamo maggiormente le energie rinnovabili, questo valorizzare le energie rinnovabili significherebbe distribuire nel territorio tanto lavoro in più, perché noi avremo piccole aziende che per esempio si possono occupare di fare il montaggio dei pannelli fotovoltaici oppure delle pompe di calore oppure dell'ottimizzazione della coibentazione, no, con il cappotto, eccetera. Si ridarebbe, diciamo, una nuova vitalità anche al discorso dell'edilizia, perché chiaramente pensando al risparmio energetico delle abitazioni ci sono da fare tanti interventi, quello dei vetri, quello dell'isolamento, quello del rinnovamento degli impianti di riscaldamento. Cioè, allora, tutto questo argomento qui è un argomento serio, certo. Ma è serio perché questo porta lavoro. Oh, e più, lo sai a chi lo toglie il lavoro? A chi lo toglie? Alle multinazionali. Esatto. Allora abbiamo fatto tombola. Sì. Se noi riusciamo a portare via il business, chiamiamolo così, no? Consumare meno petrolio, consumare meno gas, no? A chi gestisce in modo appunto da multinazionale, dalla logica delle multinazionali, se noi togliamo business a questo settore dell'energia e lo distribuiamo nel territorio, perché le energie rinnovabili non è come la raffineria di Falconara, capito, che te concentri tutto lì. Le energie rinnovabili sono diffuse nel territorio. Certo. Oh, questa è una roba molto importante che io non ho sentito dire da quasi nessuno. Invece bisognerebbe farci un discorso serio su questo argomento. Sì. E poi risulta da tutto questo chiaro come questa mettersi in una prospettiva diversa in tanti settori, nel settore dell'energia, nel settore della salute, nel settore della sanità, eccetera,
crea naturalmente nuovi posti di lavoro. Esatto. Cioè è così che si crea una nuova occupazione, non inventandosi cose strane tanto per dare uno stipendio alla gente, no? Ma perché se valorizziamo il turismo, se valorizziamo la cultura, allora, se potenziamo il discorso dei musei, c'è qualcuno che ha detto di cultura non si mangia, invece no. Con la cultura si mangia assolutamente. Noi potremmo valorizzando la cultura, valorizzando il turismo, valorizzando il territorio, saremmo una regione veramente fiorente da questo punto. Potremmo risollevarci benissimo. Quindi ci vuole però organizzazione, su questo sono assolutamente, anch'io sono una grande organizzatrice, nel senso che le cose non si possono improvvisare, no, bisogna organizzarle bene, ci vogliono i dati, eccetera, e bisogna essere anche rigorosi nell'organizzazione, nel senso che fare una pianificazione che sia la pianificazione corretta, quindi essere molto anche, diciamo, resistere anche a quelli che possono essere venti contrari e contrastanti, che naturalmente in questi settori poi ci sono sempre, no? Quindi è un grande lavoro importante quello che richiede la nostra regione, sì. Ma è il momento di prenderle in mano. Cioè, e a volte noi siamo, per dire, di Osimo, non sappiamo che il nostro vicino di casa magari ha un'eccellenza incredibile, certo, e produce delle cose incredibili. Mi viene in mente quando facevo gas l'azienda Mognon, non so se la conosce, che erano un'azienda di due, una coppia di nordici che si erano trasferiti qui vicino Senigallia, e loro praticamente avevano fatto il vino talmente buono che avevano vinto dei premi, e una volta vinti dei premi questo vino gli è stato richiesto in Giappone e negli Stati Uniti, tutta la loro produzione, non so quante bottiglie, in un colpo solo erano state richieste, e loro avevano detto: no, noi non ve le diamo le nostre bottiglie. Ma perché non ve le diamo? Perché preferiamo la famiglia che tutte le settimane ci viene a prendere il vino, piuttosto che dare tutta la produzione all'estero, certo, no? Quindi inquinamento, quindi c'è tutto quello che dicevi anche tu, Fabrizio, no? È un'educazione anche dei produttori che vanno a vedere tanto all'estero e perdono di vista il territorio. Certo. Per cui io devo sapere quali eccellenze ho nel territorio, non mi devo smattire andarle a cercare nelle liste, nelle cose, eccetera. Cioè il pubblico deve venire incontro al cittadino. Esatto, e da questo naturalmente. Anche da tutto quello che vi ho detto dal punto di vista della salute, è chiaro che il pubblico deve riprendere in mano la situazione. Cioè, se noi lasciamo in mano al privato, diciamo, se il pubblico, come è successo nelle Marche negli ultimi decenni, prende in mano la situazione, si sostituisce al privato, è chiaro che questo non va bene. Deve esserci un buon equilibrio tra pubblico e il privato, quindi il privato non deve essere al di sopra di quello che è il pubblico, assolutamente. Esatto, c'è, cioè, il discorso del neoliberismo, cioè quando i soldi valgono più della vita umana, è lì il problema. Esatto. È tutto lì, Scardovelli lo dice bene, no? Cioè, sì, nel senso, lui parla proprio di questo grande problema del neoliberismo, che sostanzialmente, sì, è in ogni campo della vita umana. Il problema è quello, no? La corruzione, il neoliberismo. Quindi anche il discorso per noi è molto importante dei vaccini. Certo. E come la pensate lì? Allora, noi per quanto riguarda i vaccini siamo per la libertà di scelta. Questo dal punto di vista del cittadino, che può scegliere liberamente se vaccinarsi o no, ma questo naturalmente presuppone un'informazione che noi chiediamo fortemente. Io sono una biologa nutrizionista e proprio due giorni fa il presidente dell'Ordine Nazionale dei Biologi ha fatto una importantissima dichiarazione, che se volete vi leggo, comunque vi racconto. Dice che
L'Ordine Nazionale dei Biologi e Vox è d'accordo con questa posizione, per questo ve l'ho citata, non è antivaccino, non è antivaccinazione. Riconosciamo l'importanza della vaccinazione come terapia, no? Nel senso che il vaccino è comunque un farmaco e quindi il farmaco vaccino, come tutti gli altri farmaci, deve essere soggetto ad un controllo. Noi dobbiamo sapere esattamente che cosa contiene il vaccino, comprese quelle parti di cui, che ad esempio sono gli adjuvants, no? Le parti, i coadiuvanti, quelle parti che in genere di cui non si sa la composizione perché sono protette da un brevetto, ed è proprio lì che si nascondono molto spesso le tossine più importanti che poi sono causa di grandi problemi dopo le vaccinazioni, problemi invalidanti che anche molti tribunali italiani hanno riconosciuto. Molti giudici hanno riconosciuto che lo Stato dovesse risarcire dei cittadini, dei genitori di bambini, eccetera, riconoscendo il danno da vaccino. Quindi, mentre per tutti i farmaci noi abbiamo il bugiardino, no? In cui c'è scritta la composizione, quali sono gli effetti collaterali, eccetera, per i vaccini non è necessario niente. Si parte dall'idea che il vaccino vada bene comunque per tutti. Anche quando si dà una enorme quantità di vaccini insieme ad un bambino, ad esempio, di 3 mesi. Ora, questa è una cosa che va assolutamente, quindi, superata e risolta, è una cosa fondamentale. Noi vogliamo sapere che cosa c'è dentro il vaccino, perché attualmente possiamo dire che esiste più controllo ed c'è più conoscenza del contenuto di uno yogurt che di quello di un vaccino. Cioè, noi faccio solo questa notazione, per esempio in Italia, no, è vietata la manipolazione genetica dei cibi, però nel coadiuvante nei vaccini ci possono essere delle sostanze modificate geneticamente. Esatto. Allora, noi, sì, lì perché viene permesso, no? Ecco. Per esempio, questo, diciamo, ricade nel discorso dei controlli. Certo. Io voglio sapere cosa c'è. Ricade anche nel discorso del neoliberismo, nel senso che appunto, quando c'è l'interesse del privato anche a livello di farmaco, ecco che quelli che sono i controlli e quindi i diritti costituzionali dei cittadini vengono meno. Allora, queste sostanze modificate geneticamente, io ho letto, adesso lo devo verificare meglio, però sono introdotte da queste ditte multinazionali farmaceutiche perché in questo modo diciamo che i tempi di preparazione del vaccino si accorciano notevolmente introducendo queste sostanze modificate geneticamente. Allora, voglio dire, qui, come ha detto lei, no, prevale cosa? Che cosa prevale? Prevale, io dico, faccio sempre questa battuta, no? Da piccolo mi ricordo che leggevo Topolino, c'era Paperone dei Paperoni con i dollari qui sugli occhi. Allora, prevale i dollari sugli occhi? Prevale i dollari sugli occhi? No? Che cosa c'è dietro a sta storia? Cosa c'è dietro a sta storia dei vaccini? Noi abbiamo bisogno di sapere tante verità. Prevale il dollaro. Anche ricerche indipendenti, no? Ricerche indipendenti. Cioè, abbiamo bisogno di ricerche che non siano finanziate dalle industrie farmaceutiche stesse, perché sennò troviamo, cioè loro se la cantano e se la suonano, certo. Cioè quello lì. Dietro a questo discorso c'è un altro discorso che mi piacerebbe dopo in seguito anche inserire all'interno di un programma, diciamo così, elettorale, no? Questa, siccome io vedo i dati, no? Sono attento ai dati, da 10 anni a questa parte il divario tra ricchi e poveri è aumentato notevolmente. Allora, questo significa che noi abbiamo sempre più una società dove c'è una diversità enorme tra coloro che hanno i soldi e quelli che non ce l'hanno. Cioè, vogliamo mettere un freno a questa cosa oppure ci ritroviamo
Io ho letto dei dati che ci sono una ventina di persone al mondo, no, che hanno accumulato una tale quantità di denaro equivalente a più della metà della popolazione mondiale, cioè a 3 miliardi e mezzo, 4 miliardi di persone, perché ormai abbiamo superato i 7 miliardi. Ma si può tollerare una cosa di questo genere? Come hanno fatto ad accumulare così tanta ricchezza? E poi questa disparità, mancanza di equità sociale tra ricchi e poveri, ma ci vogliamo mettere mano oppure no? Cioè, voglio dire, questa è una posizione importante. Questa è una posizione. Questo bisognerebbe che uno lo mette a chiari note nel programma elettorale per vedere uno da che parte sta, perché io non sono dalla parte delle multinazionali. Certo. Io gli ho dichiarato guerra già una ventina d'anni fa. Ma penso che sia una soluzione. Anche se non è una guerra facile. Assolutamente condivisibile. È vero, la forbice sociale si è molto allargata e la politica può fare molto con le sue scelte, naturalmente. Si è molto allargata per il liberismo, come ha detto lei. Esatto, sì. Per questo liberismo che chi è che ha libertà di azione, no? In tutto e per tutto, basta che uno ha dalla parte sua i soldi, può fare quello che gli pare. Sì, e poi ritorno al discorso che facevo prima, della consapevolezza del cittadino rispetto ai rischi che noi corriamo come terra e anche come regione, ma anche come Italia, nel senso che abbiamo parlato di un indebolimento anche del nostro potere contrattuale, è un indebolimento fisico, immunitario, ed è un indebolimento anche mentale. Allora, stare chiusi per 3 mesi senza la possibilità di uscire di casa ha reso molte persone assolutamente timorose. Conosco tante realtà, ma anche a livello sociale, del timore poi di riprendere un normale fluire della vita, anche perché, e questo naturalmente fa sì che noi diventiamo, non solo da un punto di vista dei nostri rapporti quotidiani, ma anche dal punto di vista di come gestiamo ad esempio i nostri rapporti economici, di come noi gestiamo il nostro lavoro, di come noi ci sentiamo nei confronti degli altri e degli altri poteri, fa sì che noi siamo assolutamente indeboliti e succubi mentalmente. Ricordatevi che la paura rende succubi, e noi siamo stati allevati in quest'ultimo periodo in una situazione di paura. La paura, il terrore, e adesso viviamo ancora in questa situazione di paura e di terrore. Anche perché ci viene detto, non so se l'avete colto in maniera più o meno esplicita, non solo tra le righe, ci viene detto che anche quando finirà l'emergenza, diciamo in maniera più acuta, noi dovremo mantenere questo stile di vita di distanziamento sociale. Attenzione, distanziamento sociale non viene detto a caso, e non è la parola giusta, non è la parola giusta. Questo non è distanziamento sociale, è distanziamento fisico, per precauzione, per prevenzione. Distanziamento sociale, se voi andate nelle nostre stazioni ferroviarie, sono piene per terra di adesivi in cui c'è scritto mantieni il distanziamento sociale. Ho fatto le foto ieri in stazione. Io sono rabbrividita. Mantieni il distanziamento sociale. Ma vi rendete conto che è una cosa veramente enorme, che crea veramente un baratro tra noi e gli altri, e ci rende incapaci di pensare che noi saremo ancora una volta in grado di abbracciare, di stringere, di avere dei rapporti sociali normali, come l'uomo ha necessità di avere. Il principio della solidarietà.